Caro Alberto, ecco la tua nuova macchina da guerra H520E con E90X. Due lipo. Ti farò arrivare i cavi adattatori più in là quando saranno disponibili. Elite, eccetera. Allora, come vedi, la struttura è completamente diversa. Andiamo a controllare l'RC monitor ed è perfetto. Vediamo il K2 se rock stable, precisissimo. Ottimo. Allora ti lascio un esempio di survey adesso sulla DroneSport University, così potrai studiartela. L'importante è che non la esegui, altrimenti da Piacenza, da Parma, non mi ricordo adesso di dove sei, l'H520E torna praticamente a Bari da solo, quindi fai attenzione, non sbagliamo. Allora, siamo indoor, quindi il GPS non è sufficiente per garantire il volo e nella pre-flight checklist ci dà questo alert, ma abbiamo contemporaneamente sia la camera, come puoi vedere, il link c'è al modulo FDM, che è l'access point wifi. Quindi possiamo per esempio impostare una missione survey navigando sulle mappe, che ovviamente prende in temporeale perché siamo connessi all'access point. Abbiamo reimpostato in metri. Perfetto. Ridelimitiamo l'area. Allora, nel mission start possiamo impostare delle caratteristiche generali. Per esempio, la velocità limitiamola a 3 metri al secondo, così avremo delle foto molto più precise e meno blurrate. Scegliamo la camera, scegliamo la E90, overlapping 70%, l'altezza 25 metri. Come vedi, la griglia è stata adattata in base alla quota perché ricalcola la risoluzione diciamo, i centimetri per pixel. Quindi già queste impostazioni sono perfette. L'angolo l'avevamo, questo è l'angolo praticamente della griglia che lo possiamo modificare. Possiamo anche, ok, questo è il count, effettuare un refly per avere altri diciamo, vola in modo a 90 gradi, e quindi ci sono due griglie survey per avere un dettaglio maggiore. Quindi io ti salvo questa missione, ovviamente non eseguirla mai, altrimenti davvero l'H520 parte praticamente dalla Planedome della DroneSport University. Allora, nel menu file effettuiamo un save, chiamiamolo DroneSport. Ok. Per cui se vai nel menu file e fai open, ecco il dronesport.plan.
Disponibile. Ottimo. Allora riaccendiamo un attimo l'APR giusto per farti vedere i tempi di bind. Torniamo nel menu camera. Ti ripeto, l'access point è sempre connesso, quindi hai la doppia connessione wifi verso internet e quella sull'APR, quindi 5824. Ecco, questi sono i tempi di connessione. H520E. Perfetto, Alberto. E niente, impacchetto tutto. Parte oggi. Ciao. Allora, Alberto, giusto una piccola nota guida. Video su come montare la E90X, no? Sulla struttura. Quindi, come vedi, è tutto diverso. Devi allineare questa barretta bianca diciamo, dentro qui al socket. Ti conviene partire, ecco, inserirla in questo modo. Nel momento in cui la senti, deve combaciare ovviamente questa parte, diciamo, di connessione con la parte, chiamiamola maschio qui. Nel momento in cui allinei la linea bianca, ecco, puoi girare a sinistra fino a sentire il click. Eccolo qui. Quindi in questo modo è perfettamente serrato. Vediamo un po'. Poi per toglierla hai il pulsante frontale, quindi premi il pulsante e ruoti a destra e lo stacchi. È abbastanza semplice, una volta che ti sei impratichito, è molto più veloce rispetto al sistema di prima. Quindi inseriamo nel cilindro e poi ruotiamo a sinistra e senti il tick. Ok? That's it.